Merci. così senza pubblico e eh? con le telecamere sì perché sì perché sì e se diciamo no No. No. Dimmi perché no. Dimmi tu perché sì. Perché possiamo fare teatro così per ora, ripresi dalle telecamere. E il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell'altro. Leo De Berardini, si ricordi? La paura dell'ignoto, della vita, della morte. Non si può mentire se c'è una civiltà teatrale, perché il, il teatro... Il teatro è una grande forza civile. E senza il teatro che ne sarà dei poeti e delle cose addormentate che più nessuno ricorda? Garzia Lorca. እንንንንንንን Uomini e donne, attenzione. Io, il poeta factotum della compagnia, chiedo che ci sia tanto silenzio da poter udire un uccellino se scuote l'ala o una formicola se muove la zampetta e se batte un cuore con forza ci sembri una mano che scosti i giunchi dalla riva. Siamo qui riuniti per udire e vedere i casi di donna Rosita sposata a suo malgrado con don Cristobal e quelli di don Cristobal, il prepotente, ripieno di sé, sposato con donna Rosita. Ecco che si comincia. Io ora me ne vado a mangiare una briciola di pane, una briciolina che mi hanno lasciato gli uccellini e... A stirare gli abiti della compagnia. Voglio dirvi però che io so come nascono le rose e le stelle del mare se non che fate il piacere di star zitto. Il prologo termina dove dice: A stirare gli abiti della compagnia. Sì, signore, voi come poeta. Non avete il diritto di scoprire a teatro il segreto di cui tutti viviamo. Sì, signore. Non vi do forse la paga? Sì, signore. Comincio subito. Oh Rosita, apri il balcone. Comincia la rappresentazione. Ti aspetta una sorte piccina e un marito fanfarone. Bene! <silence> Cristobal, perché direttore? Venga fuori che il pubblico la sta aspettando. Vengo! E donna Rosita, dov'è? Sto infilando le scarpine. Ma come Cristobal sta già russando? Eccomi, eccomi signor Direttore. Andiamo, don Cristobal. Bisogna iniziare il dramma. Questa è la sua parte. Lei è un prepotente fanfarone che vuole sposarsi. Io non sono un fanfarone. Veniamo al fatto. Don Cristobal, pensi che lei ha bisogno di denaro per sposarsi? È la pura verità. E deve procurarselo all'istante. Ah, ah, vado a prendere il randello. Bravo! Vedo che mi ha capito appuntino. Andiamo a cercare la sposa. Rosita! Rosita! Sono qui! Uno, due, tre e quattro ai! Uno, due, tre e quattro ai! Mi sono già punta due volte. È proprio un lavoro difficile, il ricamo. Uno, due. Però che voglia, che vogliuzza che ho di maritarmi. Mi metterò un fiore giallo sul cappellino e un velo che dovrà strascicare per tutta la via. E quando la figlia del barbiere si affaccerà alla finestra, le dirò, mi sposo. E prima di te, molto prima di te, coi braccialetti e tutto. Yeah. Rosita! Madre, che c'è? Vorrei proprio sapere se ricamavi su. Ricama, figlia mia, ricama, così mangiamo. Oh, stiamo proprio male a quattrini. Dei cinque sacchi che ereditammo da tuo zio l'arciprete non ce ne resta più una sola briciola. Oh, Rosita! Siamo proprio in trappola! Che sarà di noi? Se almeno tu volessi sposarti, sarebbe un'altra musica? Ma mi sembra che per ora... Ma io lo desidero! Sì, ma come non te ne sei resa conto? Come siete poco perspicaci voi adulti! Oh, che fortuna! E viene proprio il momento giusto! Ma se io pur di pettinarmi i capelli all'insù e di darmi un po' di rossetto al viso. allora sei d'accordo? Sì, madre! Non te ne pentirai? No, madre! Mi darai sempre retta! Sì, sì, madre! Bene! È ciò che volevo sentire! Mi hai salvato dalla rovina! Mi hai salvata! Che cosa avrà voluto dire con? Mi hai salvato dalla rovina! Il mio fidanzato Cocolis, ha meno denaro di noi, molto meno. Ereditò da sua nonna tre monetine e una scatoletta di marmellata e pasta. Ma io l'amo, l'amo i quatrinelli, se ritenga pure l'altra gente del mondo, per me voglio l'amore. L'amore mio. Chi va là? Gente di pace, per caso vive in questa casa una certa Rosita? Sì, ma eh, è andata a fare i bagni. I bagni? Ma che buon pro le facciano i bagni? Cuculis! Saresti stato capace di andartene via? Ma no. Non avrei potuto. Vicino a te i miei piedi diventano di piombo. Non si muovono più. Mm. Beh, sai una cosa. Che cosa? Non ho il coraggio. Su, abilo. Vedi, io non voglio essere una donna impudica. Mi pare giusto. Ma vedi, si dà il caso. Su, finisci. Mi coprirò il viso col ventaglio. Mi sposo con te? Eh? Mi, mi sposo con te! E, e subito! Rosita! Vado subito a scrivere una lettera a Parigi per ordinare un bambino! No, senti? A Parigi assolutamente no. Perché non voglio che rassomigli ai francesi con tutti il loro ciao, ciao, ciao. E allora? Lo ordineremo a Madrid! Sì? Oh, ma tua madre lo sa! E acconsente! Ah, Rosita, via! Vieni, vieni, A avvicinati! N non essere così nervoso, cocolis. Mi pare come se mi stessero facendo il solletico sotto la pianta dei piedi. Avvicinati, Rosita! No, no, ti darò i bacetti da lontano! Avvicinati! Su, mia madre, mia madre, via, via! Andiamo via! Io sono la madre di donna Rosita e voglio che si sposi perché ha già due guancine come due arancine e un titino di formaggino e una linguetta che le sbaglia le cinguetta ed è come dico io, ha bisogno di un marito e possibilmente di due. <ride> Signora, don Cristobal, lei forse sa che io mi voglio sposare. Tu, guarda caso, io ho una figlia. Quanto mi dà? Quanto le do? Eh? Le do un'oncia d'oro che presi al moro. Le do un'oncia d'argento che presi alla gatta e un pugno di monete che da bambina sua madre aveva sperperato e in più voglio una mula per andare a Lisbona quando spunta la luna una mula è troppo non posso signora lei ha quattrini don Cristobal e la mia Rosita è giovane mentre lei è vecchio vecchio stravecchio tutta pellecchia e lei è una strega che si pulisce il naso con una tegola! Oh, Un briacone indecente! Ti farò la trippa bollente! Ah, ah, vada per la mula! Ah. Ma, ma rossita! Rossita, dov'è? In camicetta, sulla soletta, nella sua cameretta. Come mi scompongo, come mi scompongo, oh, balla il sorongo Cristobal, balla il sorongo, dammi il suo ritratto. Prima firmiamo il contratto di nozze. Rosita, per vederti anche solo la punta del piedino. Potrei vederle il piede quando sarà con te. Se sborsi le monete, farà quello che dico io. Rosita. Va bene. Avvisa tua figlia. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது Mia figlia mia, la felicità è completa, ho proprio ora combinato le tue nozze. Ah, quanto te ne sono grata, madre, e come te ne sarà grato Cocolis ora stesso. Che Cocolis della malora? Che vai dicendo? Io ho dato la tua mano a Don Cristobal, quello col Randello che è passato orora con la sua carrozza. Ma allora, io non voglio, non voglio, ecco, la mano è mia e non me la togli, io, il fidanzato, lo avevo, non c'è niente da fare. Quell'uomo ha molto denaro e a noi va bene, altrimenti domani dovremo chiedere l'elemosina, la chiederemo. Che comanda qui sono io, che sono tua madre. Quello che si è detto, si è detto, e non c'è più altro da dire. Ma io, silenzio, ma a me, zitta! Ma dico, tu disponi della mia mano, e a me non resta che obbedire, perché così vuole la legge. La legge avrebbe potuto pensare ai fatti suoi. Io non voglio maritarmi con Cristobal. Su al ricamo e non fiatare. Che tempi son questi? Dovranno comandare i figli sui genitori. Tu mi darai retta come io diedi retta a mia madre quando mi sposò con tuo padre che, si ha detto fra parentesi, aveva una ridicola faccia di luna piena che... sta bene. Tacerò. Se visto mai a Rosita, parve che non ci fosse mai stato un vento così forte. Sito. Abbi pazienza, che vuoi fare? Che ne sai tu del corso che prenderanno le cose? Mentre qui c'è il sole, in altre parti piove. Che ne sai tu dei venti che verranno domani a far ballare la banderuola del tuo tetto? Io, il tempo, vengo tutti i giorni. E te ne farò ricordare quando sarai vecchia e avrai scordato questo momento. Lascia che l'acqua scorra e che spunti la stella. Rosita, abbi pazienza. Con questo vento dentro me ne muoio. Rosita, perché non ti affacciavi? Ai ragazzo mio, ai coccolis. il vento moresco fa girare ora tutte le banderuole di Andalusia e lo stesso gireranno fra cento anni. Che vuoi dire? Che guardi a destra e a sinistra del tempo? E che il tuo cuore apprenda a star tranquillo, non capisco. Ciò che sto per dirti ha un duro pungiglione. Perciò ti preparo, Cocolis. Non posso sposarmi con te, Rosita, tu sei il puntaspigli dei miei occhi. Ma non posso sposarmi con te. Vai forse fra le monache di penitenza! Ti, ti ho fatto nulla di male! Presto saprei tutto ora. Addio! No! Va via! No! Va via! Torna mia madre con Don Cristobal! Allora siamo d'accordo, signore. D'accordo, don Cristobal. Perché se non siamo d'accordo, io ho un randello e lei sa quel che passa. Ai, che le ho fatto io? Ho paura, eh? Ai, dica, ho paura. Oh, ho paura. «Dico, don Cristobal mi ha domata, don, don Cristobal mi ha domata Come domerò tua figlia? Sì. Allora... Allora io ti do l'uncia d'oro che hai al modo e tu mi consegni tua figlia Rosita. E devi essermi riconoscente, perché ormai lei non è più al dente!» Ma se ha solo vent'anni... Ho detto che non è al dente e non lo è! Ah! I! Ma ciò nonostante è una bella ragazza. <ride> dica, dica, dica. Che ha due tettine. Come due arancine. E un vitino. Formaggino! Mi sposo con, con donna Rosita! Avvisate il curato! Vedete? Ma è meglio riderci sopra. La luna è un'aquila candida, la luna è una gallina che cuova le uova, la luna per i poveri è un pane, e per i ricchi uno sgabello di seta bianca su cui sedersi. Però né Don Cristobal né Rosita vedono la luna, perché è il padrone del teatro. Tiene rinchiusi i suoi personaggi in una cassetta di ferro, così che li vedono solamente le signore ingioiellate e i cavalieri eleganti che vanno a teatro. E allora che Rosita e Don Cristobal facciano quello che devono, gli piaccia? Oppure no? L'uscita! Che, che gran festa per il nostro matrimonio E ora la nostra prima notte di nozze <ride> Hai bevuto molto Cristobal? Sì, sì, e mi piacerebbe essere tutto divino e bermi da me stesso e che il ventre fosse una gran torta, una gran torta di prugne e patate dolce, eh, eh, contami qualcosa, condami qualcosa, così. Va bene. Che vuoi che ti canti? Oh Cristobal. Ho paura. Questa notte che mi farai? ti farò ti farò allora non mi spaventerai e a mezzanotte che mi farai? ti farò non mi spaventerai e alle tre del mattino che mi farai? ti farò E allora io ti potrò mostrare come ti saprò gabbare. Eh, cullare! Ah, rosita mia! <ride> Ma hai bevuto molto? Perché non schiaccio un pisolino? Sì, sì, mi metterò a, a dormire. <ride> sì, sì. C'è, Rosita! Non vedi che gran luna che c'è? Che splendore! E la mia ombra? Ombra, va via! Va, va via, ombra! Oh, la luna! Come importuno è vero, Cristoba? Perché non fai un altro sonnellino? C'è, 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 Mi voglio riposare perché poi mi possa risvegliare e vedrai cosa ti faccio! <ride> Cos'è? Rosita, non vedi perché c'è poca luce? È il tombolo per fare i merletti. Senti come risuona? mi pare che risuoni troppo. Tombolo, va via! È vero, Cristobalino. Ma tu perché non fai un altro sonnellino? Sì. Sì, mi voglio addormentare per, perché poi ti possa spaventare. Ma cosa che sento? È, è, è il tramonto del sole che incomincia! Non sei stata tu? «No, no, che, che, che ti prende ora? Sono le rane dello stagno!» «Sara! Ma questa storia mi ha messo la barba!» N «Non gridare! Sono i leoni del circo! Sono i mariti oltraggiati che urlano nella via!» «Rosita! Madre! C'è qui il dottore, Rosita! Ai, ai! Il dottore, sì! Il mio pancino!» Mal Malcreato cane! Cosa gli hai fatto?» Ora per castigo dovrai darci tutto il tuo danaro. Eh? Cristobal, che c'è direttore? Donna Rosita sta male. Cosa? Sta partorendo. Partorendo? Ha avuto quattro bambini. Ma io ho solo dormito? Me la pagherai con cento denari che mi sei costata, eh, signora? Di chi sono i figli? Tuoi, tuoi, tuoi. Di chi sono i figli? Tuoi, tuoi, tuoi. E ora sta sfornando il quinto. Ma che? È, è, è impossibile! Ah, ti ammazzo, ti trituro, ti pesto le ossa! Me la pagherai, donna Rosita! Dopo che mi sei costata cento donori! Ah, 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 la rabbia mi soffoca! Calma, signor mio, calma! Coculis? Cosa facevi qua? Quello che mi pare e piace. Quello, quello quello, quello che ti pare e piace, eh? Eh, ma guarda! Prendi questo! Prendi questo! È impossibile! Io che ho ammazzato 300 inglesi! Cento Costantinopolesi! Vi ricorderete di me! Oh, oh, la mia pancia! La mia pancia! Per colpa vostra mi sono rotto! Sono morto! Oh, muoio! Oh, chiamate il parroco! Oh, oh, oh. È morto. Dio mio, Cocolis, che enorme imbarazzo. Oh, Rosita. Cristobal. Non ha sangue. Non ha sangue? Guarda. Guarda quello che gli esce dall'ombelico. Che paura, Cocolis. Vuoi sapere una cosa? Che cosa? Cristobal. Non era una persona. Cosa? Non me lo dire nemmeno. Che gran soffocamento, ma. Ma se non era una persona. Cos'era? Rosita. Abbi pazienza. Che vuoi fare? Che ne sai tu del corso che prenderanno le cose? Lascia che io, il tempo, passi, che l'acqua scorra e spuntino le stelle. E la mia compagnia veniamo da un teatro di borghesi, un teatro di conti, marchesi, ah un teatro d'oro, eh? e di cristalli, ma dove gli uomini vanno a dormire per la noia e le signore vanno a dormire anche loro. Io e la mia compagnia eravamo prigionieri. Non potete immaginare che pena provavamo. Ma un giorno, da un forellino della porta, vidi una stella che brillava come una fresca violetta di luce. Aprì l'occhio per quanto mi fu possibile. Il dito del vento cercava di chiudermelo. E sotto la stella... Un ampio fiume correva solcato da lente barche. Allora io avvertì i miei amici ed insieme fuggimmo in cerca della gente semplice. Ora che spunta la luna e le lucciole se ne vanno nelle loro piccole tane. Sta per terminare la rappresentazione del poeta Federico Garcia Lorca. Se anche a voi è piaciuta, fate un applauso.